Ciao a tutti ragazzi, qui L.E. ed oggi su Minecraft Vanilla. Nello scorso episodio avevamo raccolto un po' di legno e ci siamo fatti la casa. Vi ho lasciati Sandy Fister e le ho messe io. Ho ampliato un pochetto qui la mia piccola farm. Non solo, e off camera ho raccolto, le ho portate qui e le tengo qui schiavizzate. E volete questo e io ve lo... Oggi avevo intenzione di andare in miniera, sì, perché è ora di minare, perché voglio il ferro, voglio essere ferroso. E quindi mi sono fatto qui questa piccola base, ma dovremmo andare giù al livello 12, perché come dice Stepney, i diamanti si trovano a livello 12. Quindi per fare questo io mi vado a fare un'altra bella ascia. Ah, e non solo, ho fatto anche molto molto cibo. Cioè, ragazzi, molto cibo. Sono diventato carnivoro allo stato puro. Ma questo non basterà, avremo bisogno anche di molte torce. Direi che con queste possiamo farcele tutte. Sì, tanto spero che di sotto ne troveremo dell'altro. Ok, e ora io mi farei anche un altro piccone. Nel frattempo, un altro piccone e un'ascia. Per accogliere la legna, per farci le scalette scendere. Perché finché non abbiamo del ferro per farci... per farci un ascensore d'acqua ci sarà impossibile scendere. Quindi qui e andiamo. Raccolgo un po' di legna per poter fare le scalette, altrimenti non si scende. E ovviamente rinisci sulla di tutto ciò che è successo in questi episodi. Ok, vediamo un po' se queste ci bastano, perché dobbiamo farci un bel po' di scale, ma proprio molte scale. Vediamo, allora, se non sbaglio le scalette si fanno così. Faccio questo, ok, e poi tolgo questa parte qui e questo, e mi danno patapam 54. Queste dovrebbero bastarci. Le torce le voglio a portata di mano e ce le ho. Abbiamo una spada, abbiamo due picconi, abbiamo del cibo e chi ci ferma? La notte. Ma tanto andiamo in miniera, quindi chi se ne frega. Ora io per scendere avrei in mente scendo qui, quindi torcia qua, scendo qui e mi metto qua proprio al centro. E come possiamo vedere qua dalle nostre coordinate, siamo al livello 59. Noi abbiamo soltanto 54 scale. E mannaggia a me. Quindi questo significa che andiamo fuori e ce ne facciamo delle altre. Ce ne servono altre 5, cioè per 5 scale, ragazzi. Sempre i numeri piccoli mi fregano. Vabbè, mai partire di notte. Non facciamo la partenza intelligente noi. Partiamo di giorno, che è meglio. Ok, ora facciamoci queste altre cavolo di scale. Ok, 60 e andiamo. Andiamo a minare. Spero di trovare dell'altro. Oh, quanti sapling. Con i sapling ci posso cucinare di sotto, ma non penso mi dirà molto. Potrei farci le torce, però. Potrei farci le torce. Effettivamente. Allora. Piccone alla mano. Io metto qua al centro. Scavo qui. E che cos'è questa ora? Ah, l'avevo fatta io per prendere il carbone, ok. E questo ci porta già un pochetto in vantaggio. Ok. Torcia, perché ci sta la torcia, e mettiamo le scalette che non ho mai sarà portata di mano. Ok, quindi staff. Non ho portato bene le scale. Allora dammi un blocco. Ok, vabbè, no, si sale perfettamente. Non è vero. Ok. Piccone. Scava. Oh, carbone. Non che ci serva molto, sinceramente. Però ti dà soddisfazione trovare qualcosa mentre stai scavando. E gli FPS che calano a 8. Così, senza motivo. Non so perché, ma... senza motivo... Oh, mio Dio, ma quanto carbone c'è qui?
n'è proprio tanto. Io lo prendo tutto. Mio Dio, ma quanto ce n'è? Qui ci sono morti. C'è morta una foresta. Ecco, mi è finito il piccone. Facciamoci una working table allora. Dammi qua. E facciamo così. Tanto la stone non ci manca di sicuro. Ok. Con tutti questi picconi penso di essere a posto. Almeno per un po' ci stiamo. No, ragazzi, qui c'è un casino di luce. Cioè, sì, di luce. Di carbone. Proprio tanto. Quanto ce n'è? Ce n'è! Mettiamoci una torcetta. Tanto, con tutto quello che abbiamo scavato, una torcia ci può stare. Mio Dio! Cioè, guardate! Non ho scavato, ha fatto. Proprio per niente. Siamo ancora a livello 26. Altri 14 livelli. Ferro! Cioè, un po' di ferro, ma... Wow, mi piace questa... E la... Mi piace questa cosa, mi piace. Tanto appena siamo arrivati giù al livello 12, ci facciamo una bella base, dove lasciamo qualche bella fornace. E continuiamo. Ci facciamo una bella fornace là sotto. Cioè, no. Caverna, redstone. Mio Dio, lava. Ragazzi, questo è livello 15. Ora io ho paura a cadere giù. Ok. Va bene. Ecco, io scavo qui. Abbiamo trovato la redstone. Questo significa che va bene. E anche una pozza di lava, proprio subito, così, pozza di lava. Ragazzi, cosa c'è vicino alla lava? Cosa c'è vicino alla lava? Lo sapete meglio di me cosa c'è vicino alla lava. Oddio, no! Non è vero, non posso prendere adesso con questo piccone. E non posso neanche andare tanto vicino alla lava, perché non ho l'acqua. Carbone! Dammi carbone, dammi carbone. Ok, io ora direi di andare di sopra, mettendo le scale. Non mi ricordo più in che punto stavano. Allora, stavano di fronte alle torce. Se stanno qui, quindi stanno qui. Quindi devo mettere così. Ho sbagliato, devo togliere qui. Errore mio. Ok. Qui dovrebbe andare bene. Ok. Andiamo. Speriamo di non aver sbagliato a mettere le scale. E ovviamente abbiamo sbagliato perché era dall'altra parte. E ho finito anche le scale. Perché stanno anche dall'altra parte? Che cos'è sto casino? Ragazzi, cosa è successo? Perché le scale stanno anche di là? Tanto toglierle tutte, quindi... Lo so di aver sbagliato lato. Io lo sapevo, proprio lo sapevo. Le torce comunque non sono messe a caso, se qualcuno se le stesse chiedendo. Non sono messe a caso. Sono messe ogni volta che la luce scende a 3. Perché lo posso leggere lì a sinistra. C'è scritto light 8 in questo momento. Oddio, mi stavo leggermente perdendo. Dovrò qui sistemare un pochetto, tipo buttando giù questo. Giù! Via. Ok, qui possiamo farci tranquillamente la nostra base, ma adesso dobbiamo pensare alle scale. Chissà in che anno siamo, se giorno o notte. Sicuramente notte, ovviamente, perché... tanto cibo per noi! Non è vero che c'è cibo per le vacche, quelle vaccacce, che poi ci daranno cibo loro.
metto al posto di questo. Tunk, 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 tunk. Andiamo a vedere cosa avevamo qui. Niente, qui niente. Parte charcoal. Ah, già, dovevamo mettere a cuocere i pezzettini di ferro che avevamo trovato, che erano 8 pezzi di ferro. Io vado a dormire così possiamo farci. Non me lo ricordo. Ah, il secchio d'acqua, giusto, il secchio d'acqua. Uno, ne ha fatto uno. Va bene. Allora io intanto mi faccio qualche forna. No, faccio di sotto. Andiamo di sotto, ci facciamo qualche fornace là sotto. Così da non dover tornare su ogni volta. Allora, qui siamo al livello, non mi ricordo dove si va, 11. Quindi qua sopra, cioè da queste parti, dovremmo trovare un po' di roba. Ok, dicevamo, ampliamo un po' qui lo spazio e ci mettiamo un po', facciamo una base. Mettiamo la nostra crafting table qui e ci facciamo qualche fornace. Ah sì, dammene 4. 1, 2, 3 e 4. Facciamoci anche una chest. Dammene 4. La mettiamo qui. E qua dentro ci lasciamo un po' di materiali che non ci servono in questo momento. Come tutta questa cobblestone e questo pezzettino di ferro. Ok, io andrei a vedere se di sopra è pronto il ferro, così possiamo iniziare a minare seriamente, ma non lo so se faccio in tempo. Ciao bella mucca, ciao belle mucche, fate le vostre cose sconce. È un mucchetto! Ne ho un altro, così posso fare un altro che... Dato? Ah, ok. Ovviamente io laggo essendo a 720p FPS. Tu e tu. Fate voi. Oh, che bell'incontro. Ma non si sono incontrati. Vabbè. Le mucche fanno le cose in modo strano. Questo non ci serve più. A me non me ne frega niente. L'importante è che mi danno le loro cose. Ok. Ecco qua il nostro ferro. Ci facciamo un bel... Non un carrello. Ok, questo ferro lo lasciamo qui, prendiamo il nostro secchiello e ci andiamo a prendere un po' d'acqua. Ok, ho fatto lontano così quel brutto vuoto d'acqua si fa lontano. Andiamo di sotto, lì c'è un blocco, mi sa che mi si è leggermente buggato il mondo perché qui c'è questa specie di casolare di terra e cioè ci sono delle foglie volanti. E quest'albero è fatto così strano. Non lo so, non mi ricordo se nello scorso episodio fosse così, ma... Ma forse sì. Ok. Il nostro punto di arrivo e di collisione con il suolo sarà questo buchetto. No, è pericolosissimo. E testiamolo. Ma nah, andiamo a minare, va che è più interessante. Mi sa che lo mancherò tipo 20 volte su 100. Che non sarebbe male, cioè il 2% delle volte lo manco. Sappiamo tutti che non sarà così. Dovrò ingrandirlo quel buco. Dai, su, dammi qualcosa. Cioè, arrivo, trovo la redstone, ma niente diamanti, perché sei tu. Ferro! Un blocco. Dietro non ce ne sono. Sì, ce ne sono. Redstone, che non posso prendere perché non mi va di prenderla, non me ne faccio nulla adesso. Altro ferro. Va bene. Significa che riuscirò a farmi l'armatura di ferro. Tanta redstone, tanta redstone. Che non mi serve. Ok, allora... Beh, non lo so.
Allora, come fanno tutti, come è la cosa più logica, inizierò a fare dei tunnel da due così in profondità. Ma siccome non troverò nulla, addio ragazzi, carbone. L'unica cosa che ho trovato oggi è carbone, ferro e redstone. Chissà se un giorno troveremo un villaggio dei villaggeri. Tanto carbone c'è qua sotto. Mi sa che ho preso proprio il punto con più carbone che ci sia su tutta la mappa. Non è vero. Quindi io direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!